L'Alto Tirreno Cosentino nella morsa del fuoco. Il fumo denso rende l'aria irrespirabile, ostacolo alla visuale. Vasti roghi a San Nicola Arcella e a Scalea. Il vento rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco. In fiamme arbusti di macchia mediterranea, ma le fiamme a Scalea hanno lambito anche alcune abitazioni. Paura per gli abitanti della zona. Quest'uomo guarda dalla finestra le fiamme che avanzano minacciose, fiamme contrastate dall'incessante lavoro dei Canadair, degli elicotteri e delle squadre a terra dei vigili del fuoco. In fiamme anche alcune pedane accatastate su questo balcone. Sono 4 gli incendi di notevoli proporzioni che hanno interessato la costa tirrenica cosentina. A destare maggiore preoccupazione il rogo che si è sviluppato tra Scalea e San Nicola Arcella. Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni casolari e ricoveri per animali. Nella notte le fiamme hanno interessato anche l'area dell'ex Marlane, che si trova tra Praia a Mare e Tortora. L'incendio di San Nicola Arcella in zona Marinella si è propagato intorno all'una di notte e ha interessato un'area molto vasta. Le fiamme hanno raggiunto Contrada Vannefora, dove i residenti hanno dovuto evacuare le loro abitazioni. Non si registrano feriti, ma i danni sono davvero ingenti, con migliaia di ettari di vegetazione andati in fumo.